Salve a tutti, benvenuti su Massimo Master, un canale dedicato ai giochi di ruolo. Io sono Massimiliano, gioco di ruolo dal 1985, quando ebbi la fortuna di come dire, avere tra le mani il box rosso di D&D prima edizione. E scopo di questo canale sarà non tanto recensire i giochi di ruolo, quanto dare un'opinione che poi sicuramente servirà a chi è interessato a decidere se acquistare un gioco di ruolo o no, ma è mia intenzione anche dare dei consigli, anzi sono più intenzionato da questo punto di vista, appunto a dare consigli che servano a migliorare l'esperienza di gioco, perché benché questa filosofia possa essere applicata a qualunque gioco, giochi a tavolo o qualunque tipo di gioco, il gioco di ruolo si presta molto a una sorta di editing, nel senso che spesso si può facilmente ovviare a un qualunque problema si possa trovare. Comunque, oggi parleremo di Lex Arcana. Lex Arcana che sta uscendo nella sua seconda edizione grazie a un Kickstarter edito da Quality Games. Il gioco cartaceo della seconda edizione, la seconda edizione non è ancora uscita. Qui potete vedere la storica prima edizione che io, della quale sono l'orgoglioso proprietario. La seconda edizione ho avuto modo di visionare il PDF. Io, come tutti quelli che l'hanno acquistato, stiamo aspettando che arrivi l'edizione cartacea. In questo video descriverò cos'è il gioco, ossia descriverò a grandi linee l'ambientazione, parlerò delle regole, vedremo magari quali sono state le modifiche tra la seconda e la prima edizione, quali sono state le migliorie. E concluderò dando non solo la mia opinione sul gioco, ma magari torno a precisare, questa è la mia intenzione principale, darò dei consigli su come migliorare il gioco, su come andare a limare eventuali difetti, qualora ce ne siano, naturalmente. Lex Arcana è un gioco di ambientazione storica, è ambientato nell'antica Roma, un'antica Roma che non è storica, ma è un fantasy storico, quindi abbiamo uno o più, diciamo abbiamo un what if. Cosa sarebbe successo se nel V secolo d.C. Roma non fosse caduta, anzi, in realtà molto prima, il gioco comincia a deviare lungo la linea storica che tutti conosciamo e propone un'antica Roma nella quale la società, no, l'impero comincia a sfruttare la magia, specialmente la magia divinatoria, per prevedere ed affrontare tutti i problemi che si possono affacciare all'orizzonte, che possono verificarsi in un futuro imminente o in un futuro remoto. E così viene sventata la caduta dell'impero, l'impero non viene mai frammentato, non si frammenta mai, e in questo ambito il gioco poi intraprende la sua linea storica. Una linea storica che ovviamente si fa forte del fatto che la magia, il soprannaturale, la mitologia sono tutte cose vere e non fittizie, finte. Nel gioco in Lex Arcana i giocatori interpretano il ruolo di membri della Lex Arcana, della Corsa Ausiliare Arcana, un corpo scelto di persone che hanno il compito di investigare in tutto l'impero romano e magari anche al di fuori dei suoi confini, quindi oltre il Vallo di Adriano in Britannia o ben oltre i confini dati dalla Foresta Nera in Germania o a est in Medio Oriente, oltre la Persia.
hanno il compito di indagare su ogni tipo di magia, ogni tipo di evento soprannaturale. Sono effettivamente gli investigatori del paranormale, per così dire. Sono un corpo scelto nel quale ognuno poi interpreterà chi il guerriero, chi l'esploratore, chi l'augure e via dicendo per le varie classi. Da un punto di vista meccanico, l'ex arcana si posiziona come tutti quelli che giocano di ruolo potranno facilmente intuire. Ci sono vari tipi di giochi di ruolo, ci sono quelli che sono più incentrati sulla battaglia e quindi sono, come dire, più cacciaroni, e quelli che magari sono un pochino più seri e tendono ad avere battaglie un pochino più mortali per spingere la narrativa di gioco all'investigazione, a magari un'ambientazione horror, a elementi di questo tipo che lasciano la battaglia in secondo piano. Quindi se da una parte abbiamo D&D, dall'altra abbiamo appunto l'ex arcana che si posiziona in questo secondo gruppo di giochi di ruolo, è un gioco principalmente investigativo. Lo dimostrano due fattori principalmente. Il primo, il fatto che le battaglie in ex arcana, i combattimenti, sono potenzialmente mortali. Non parliamo di un D&D dove il combattimento può durare svariati round, ci sono vari modi per curarsi e quindi per risolvere una situazione che magari non si era prevista. In Lex Arcana, se le cose vanno male in combattimento, probabilmente finiranno per andare peggio. E il secondo elemento che rende evidentemente Lex Arcana un gioco investigativo è il fatto che la magia, che normalmente nei giochi di ruolo permette di fare una gran varietà di cose, qui è principalmente divinatoria. Non si può fare altro che chiedere un parere divino, o più che altro, più che un parere divino, perché poi tra l'altro la magia di Lex Arcana, mentre in altri giochi di ruolo normalmente la magia, quando è divinatoria, permette di avere delle risposte, un sì o un no, qui in Lex Arcana la magia divinatoria è interpretativa, quindi l'arbitro di gioco, il master, o come si chiama in Lex Arcana, il demiurgo, tende a essere enigmatico e quindi i giocatori dovranno non solo superare i vari test per la magia, ma anche quando l'avranno superato dovranno fare i conti con l'interpretazione del presagio. O nella migliore delle ipotesi potranno al massimo avere un responso sempre a interpretazione, positivo o negativo, che possa quindi indicare ma sto andando bene di qua, sto andando male di là, ma niente di più e niente di meno. Questi elementi classificano ovviamente Lex Arcana come un gioco investigativo, fermo restando che ovviamente come in tutti i giochi un master intraprendente, un demiurgo intraprendente può facilmente optare, cambiare, deviare la narrativa di gioco verso quella che è la sua, come dire, il suo punto di vista più spassionato, fosse anche la battaglia. Naturalmente occorrerebbe poi un minimo di testing, ma vediamo perché. Passiamo alle regole. Lex Arcana ha poche regole, molto semplici da spiegare e anche da utilizzare. È veloce ed è incredibilmente originale. Oh, e non l'ho detto prima, ma Lex Arcana è italiano ed è un gioco del quale andare veramente fieri. Perché non che sia l'unico, perché ci sono diversi giochi di ruolo italiani che si sono dimostrati giochi eccellenti. Per esempio, il gioco di ruolo di Kenny il Guerriero è uno splendido gioco, ma non divaghiamo comunque. Allora, le meccaniche di Lex Arcana. Lex Arcana, i personaggi, tralasciando la creazione del personaggio che è anch'essa molto originale, molto divertente.
a creazione finita o creazione ultimata si avrà un personaggio che ha 6 attributi e 6 abilità. Il gioco fa grande utilizzo del latino, quindi avremo le virtutes e le perizie. Ma tralascio i termini latini a chi si divertirà giocando personalmente l'Ex Arcana. Allo scopo di rendere questo video più semplice da capire, utilizzerò termini di uso comune. Quindi, principalmente ci sono 6 caratteristiche e 6 abilità. Le caratteristiche non vengono quasi mai utilizzate, o meglio, vengono utilizzate passivamente come spesso, come tiri di resistenza, tiri di salvezza, l'equivalente di tiri di salvezza di D&D, di resistenza di Rollmaster. Mentre per l'utilizzo, come dire, più ad uso comune, più comune delle, quando si fa un'azione comune, ecco, si utilizzano le abilità. Le abilità hanno un punteggio che parte da un minimo di 3 di creazione e appena creati si può avere 18, ma poi si può tranquillamente salire molto di più. Si ha quindi questo punteggio. Il gioco si basa su questa semplice meccanica. Quando devo fare un test, posso tirare un numero di dadi da 1 a 3, il cui totale massimale sia pari al valore dell'abilità. Faccio un esempio. Se io ho un'abilità con un valore di 12, quando andrò a fare un test in questa abilità, potrò scegliere se tirare un dado a 12 facce, 2 dadi da 6, un dado da 8 e uno da 4, 3 dadi da 4 e via dicendo. Come vi avevo anticipato, è una meccanica estremamente originale. Di fatto io, nonostante abbia giocato innumerevoli giochi di ruolo, non ne conosco un altro con una meccanica neanche lontanamente simile. Perché è particolare? Non è solo nella meccanica base che è particolare, ma anche nell'utilizzo, perché se ci riflettete, chiunque abbia un minimo di conoscenza di statistica avrà immediatamente intuito che se io ho una difficoltà, ovviamente il tiro si basa sul superamento di una difficoltà, quindi il demiurgo magari sul tiro precedentemente descritto, se io come demiurgo do una difficoltà di 6, allora quando farò il test su 12 tenterò di utilizzare più dadi, perché statisticamente parlando più dadi mi danno una media più elevata. Se invece dovessi immaginare, o il demiurgo mi dice che la difficoltà magari è 10 o superiore, io tenterò di tirare meno dadi possibili, perché così avrò più chance di avere un numero alto, tanto più che poi c'è la regola per la quale se ottengo il valore massimo dell'abilità, nel caso dell'esempio citato 12, se io ottengo 12 posso ritirare e sommare. Quindi è ovvio che se la difficoltà è 13, io ho 12, non tirerò 3 dadi a 4 facce, perché le possibilità su 3 dadi a 4 facce di fare 12 sono molto più elevate che non quelle di fare 12 con un D12, che ovviamente è una possibilità su 12. Questa è la meccanica base. Nel combattimento, vado a spiegare il combattimento perché si differenzia dalle meccaniche di base per una serie di piccoli concetti, che sono innanzitutto il fatto che le armi e le armature e gli scudi danno dei valori di danni, parata e protezione rispettivamente. Allora, quando io colpisco qualcuno, se l'arma ha un valore di 6, vuol dire che quando lo vado a ferire, se l'ho colpito, andrò a tirare o 2 dadi a 3 o un dado a 6 e via dicendo con... vabbè, qui non ci sono molte possibilità. E se quello ha l'armatura, magari ha un'armatura da 10, pesante per il gioco, un'armatura da 10, forse addirittura la più pesante, il difensore potrà decidere se tirare 2 dadi a 5, un dado a 10, vi dicendo. Qual è la differenza con magari un tiro in de corpore, atletica,
come differenza rispetto a un combattimento. E la differenza è che mentre nei tiri di abilità il tiro può avere successo con 1, 2 o 3 gradi di successo, che però poi meccanicamente, cioè narrativamente può cambiare molto, ma meccanicamente hai avuto successo, nel combattimento la cosa diventa molto più drastica, perché i gradi di successo si ottengono con differenze di 3, con multipli di 3 sulla difficoltà da superare. Quindi se io ho una difficoltà di 10 e faccio 10, bene. Se faccio 13, quindi 3 in più, ho un grado di successo aggiuntivo. Per ogni 3 punti in più il grado aumenta. In combattimento ogni grado di successo in più è un moltiplicatore ai danni dell'arma aggiuntivo di +1. Quindi se io ho un'arma che ha un danno di 6 e lo colpisco con un margine di successo di 1 o 2 punti, io gli faccio 6 danni, 6 da tirare ovviamente. Ma se invece io colpisco con 10 punti di margine di successo rispetto alla difficoltà, allora lì la cosa cambia. Cambia perché io ho un grado di successo con 10 di 4, perché è il multiplo ovviamente per accesso. Quindi 10 si passa a 12, il multiplo è 4, il danno dell'arma non è più 6, ma è 24. E il poveretto è morto. Ecco perché, tornando a quello che dicevo prima, il gioco è terribilmente, è mortale in combattimento. Se il narratore, se l'arbitro di gioco non calibra bene i combattimenti, fa un incontro non preparato e si lascia sfuggire un attimo la mano, potrebbe uccidere senza volere il suo gruppo di giocatori o qualcuno dei giocatori, senza magari preventivare un simile avvenimento, e sarebbe un vero peccato, insomma. Poi certo, qui si entra in argomenti che riguardano la filosofia di gioco, ma va bene. Allora, altre differenze? Ah, ecco, mi stavo quasi sfuggendo. Una cosa molto interessante è che in Lex Arcana non esiste iniziativa. Se due personaggi si stanno affrontando, i due personaggi tireranno il loro valore di debello, l'abilità di combattimento. Non importa chi tira prima e chi tira dopo, anche se in realtà poi meccanicamente avrebbe importanza. Diciamo che, volendo essere gentili con i giocatori, il demiurgo tira prima e i giocatori su quel risultato decidono dopo cosa tirare, perché così capiscono se devono tirare più dadi o meno dadi a seconda del risultato che il nemico ha ottenuto. Una volta tirati i dadi, i due personaggi, si vede chi ha ottenuto il valore più alto, e chi ha ottenuto il valore più alto è l'attaccante. Quindi essenzialmente i due personaggi, il tiro dei dadi non rappresenta un'iniziativa, ma rappresenta l'abilità di passare all'offensiva, e l'altro, quello che perde il confronto nei dadi, si ritrova nella difensiva e di fatto non può attaccare fino al prossimo round, ovviamente. L'attaccante a quel punto, a seconda delle margini di successo, vede i danni, anche se poi bisogna aggiungere anche il valore dello scudo, ma ecco, io non l'ho detto, ma non andrò a spiegare ogni singola regola del gioco di ruolo, altrimenti, di Lex Arcana, altrimenti qui faremmo notte. A grandi linee il combattimento quindi è un confronto di punteggi. Il difensore ha un'ultima chance di parare il colpo con lo scudo, che è un valore che si va ad aggiungere al suo punteggio nonostante inferiore a quello dell'attaccante. Se anche con lo scudo non ce l'ha fatta, a quel punto la differenza con il valore di difesa e con tutto lo scudo, quello è il margine di successo reale dell'attaccante, e su quel margine di successo si basa poi il danno. Ecco, ci sono anche altre regole riguardanti le ferite, che vanno a inficiare sulla capacità del personaggio di sopportare il peso dell'equipaggiamento. Qualora non dovesse farcela, avrà ulteriori penalità, potrebbe... Oh, ecco, un'altra cosa molto interessante di Lex Arcana. Le varie armi hanno un valore di danno, come abbiamo visto. Questo valore di danno rappresenta anche un valore di difficoltà. Allora, che cosa succede? Se io ho un valore di combattimento basso, non potrò utilizzare
armi che infliggono molto danno perché il danno elevato rappresenta anche una difficoltà elevata. E anche se io dovessi vincere il combattimento, il confronto con un avversario, se il mio tiro non supera il valore dell'arma, l'attacco sarà fallito perché il personaggio sarà stato incapace di utilizzare a dovere l'arma. È una cosa molto interessante. Rende il gioco, gli dà un aspetto tattico non indifferente, quindi utilizzare un'arma piccolina, una sica, un pugnale, magari ha una difficoltà di 3, utilizzare un'ascia di penne, che io qui non ho a portata di mano per farvi vedere, ma insomma una bella ascia di penne, magari una difficoltà di 16, voglio dire, non è il caso di utilizzare un'arma del genere quando si ha un personaggio appena creato, anche se si punta a fare un guerriero nerboruto. Ecco, vediamo un attimo qualche differenza tra la seconda edizione e la prima. Bene, vediamo adesso quali sono stati i cambiamenti a livello di regole. In questo caso si può parlare proprio di miglioramenti. Io, quando venni a sapere che sarebbe uscita la seconda edizione di Lex Arcana, molto affezionato alla prima, fui terrorizzato. Cominciai a pensare, mio Dio, mo, lo rovinano. Una cosa che mi è capitata per esempio con Cyberpunk Red, fermo restando che il gioco sembra molto carino, io ancora non ho potuto visionare una versione definitiva perché ancora non è uscita, ma lì nel Kickstart gratuito non ho potuto fare a meno di notare alcune cose che non mi sono piaciute. Invece in Lex Arcana, quando ho avuto modo di vedere il PDF della seconda edizione di Lex Arcana, sono rimasto piacevolmente colpito perché leggendo ho potuto notare innanzitutto l'estrema cura che è stata messa nella realizzazione del manuale in ogni suo aspetto, non solo quello grafico che ho menzionato prima, ma anche la cura nella stesura, nella ricerca degli errori. Ce ne sono stati pochissimi in fase di PDF e dato che si suppone gli saranno stati segnalati, io li ho segnalati tutti quelli che ho trovato, suppongo che quando uscirà il manuale sarà perfetto, una cosa che al giorno d'oggi tra l'altro accade abbastanza raramente, che un manuale in italiano esca privo di errori. Invece Lex Arcana già nella fase di stesura iniziale del PDF, il PDF appena uscito, era eccellente. A livello di regole non hanno toccato, non sono andati a toccare il regolamento principale, lo hanno modificato, cosa che io temevo. Hanno invece implementato tutta una serie di regole, hanno addirittura aggiunto una nuova classe, l'assassino, molto interessante, devo dire. Hanno aggiunto tutta una serie di regole che, tra l'altro, nel complesso, ho potuto notare servono soprattutto a dare una maggiore longevità, una maggiore possibilità di sopravvivenza ai giocatori, perché come dicevo prima, Lex Arcana è un gioco abbastanza mortale, quindi tutti i miglioramenti, in più del 50% dei casi, servono a dare dei vantaggi ai giocatori, magari delle capacità, la capacità magica di modificare il tiro degli avversari, il proprio e quello degli alleati a favore o a sfavore, a seconda se sono alleati o nemici durante il combattimento, la possibilità di ottenere dei suggerimenti dal narratore e cose di questo genere. Tutte cose che non hanno intaccato minimamente l'esperienza positiva di gioco che era quella di Lex Arcana. Anzi, l'hanno migliorata. I manuali che ho potuto visionare sono curati anche da un punto di vista dei contenuti. Gli amanti della storia troveranno affascinante leggere tutti i capitoli, le parti dei manuali dedicate alla storia fittizia, fantasy, del gioco.
vedere come è strutturata la società, non solo quella romana, ma per esempio è uscito un modulo dedicato all'antico Egitto che è meraviglioso. Quindi la seconda edizione è uno splendore e se avete avuto la prima non c'è, anzi, il mio consiglio è prendere anche la seconda, se siete contenti, se siete felici di essere i proprietari della prensione di Lex Arcana, non vi pentirete della seconda, perché non sarà un acquisto, sì certo il regolamento è quasi identico, ma date un'occhiata al Kickstart su internet, vedrete che ne vale la pena, è veramente, veramente bello. Un gioco privo di difetti? No, non è un gioco privo di difetti. Lex Arcana ha non quelli che sono difetti, ma qualche piccolo problema di gestione, specialmente dal punto di vista del narratore. Il primo è proprio la difficoltà. È un po' come quando si gioca al richiamo di Cthulhu, se qualcuno, quello della Chaosium, non il D20 System, se qualcuno l'ha provato, saprà come me che se si sbaglia a calibrare un incontro, si fa fuori tutti i personaggi e via. In Lex Arcana questo può accadere non altrettanto facilmente, ma può accadere con una certa facilità. Il gioco tende ad avere un sistema. Allora, è incentrato sul combattimento, paradossalmente. Le regole principali del gioco sono sul combattimento, senza voler togliere nulla alle regole sulla magia e a tutto il materiale di ambientazione che è veramente esauriente. Ma comunque Lex Arcana si basa, cioè la parte principale del gioco, del manuale soprattutto, è dedicata al combattimento. Ed è un paradosso, visto quanto è mortale il combattimento, specie quando c'è disparità numerica. Forse un altro difetto, ecco questo è un vero difetto di Lex Arcana e c'era anche nella prima edizione, anche se nella seconda hanno tentato un pochino di risolverlo. Nella prima edizione non c'era una sola pagina dedicata all'acquisto di qualsivoglia oggetto, bene, equipaggiamento, niente. Perché? Perché d'ambientazione i personaggi, i PG, i giocatori possono ottenere qualunque pezzo di equipaggiamento desiderino, perché il loro status in qualità di membri della corsa ausiliare arcana permette loro di avere accesso a qualunque cosa l'impero abbia da offrire. Ma io ho sempre pensato, fin dalla prima edizione, che sarebbe stato abbastanza normale per questi investigatori dell'occulto dell'antica Roma non andare in giro sbandierando la propria vera identità, anzi, lavorare in incognito spesso in fase di indagine è la cosa migliore, ma se lavori in incognito non puoi allora acquistare qualcosa dicendo che fai parte della Lex Arcana, ovviamente devi acquistarlo col denaro. E dato che nel gioco mancava completamente questo aspetto, c'è stata, come dire, tutti coloro con i quali ho giocato hanno sempre lamentato questa cosa, io stesso ho sempre evidenziato questo difetto del gioco. Nella seconda edizione hanno dato dei parametri di massima, hanno cominciato a parlare di stipendi, di salari, ecco, per utilizzare un termine più adeguato. Dei legionari, dei pretoriani, non si parla per esempio della Lex Arcana, continua a non parlarsi, a non farsi alcun accenno riguardo all'equipaggiamento vero e proprio. Quindi se uno dei miei giocatori dovesse voler in incognito acquistare un'armatura da legionario, non avrei idea, o meglio, io ho un'idea di quanto fargliela pagare, ma perché ho fatto delle indagini a livello personale, cosa che ovviamente consiglio di fare a tutti. Tra l'altro c'è un sito su internet, adesso mi sfugge il nome,
dedicato alla prima edizione del gioco, dove i vari appassionati hanno stilato una lista enorme di qualunque tipo di oggetto, dal tozzo di pane fino al pezzo di equipaggiamento più costoso, l'armatura, la Torax, qualunque cosa possa servire, c'è un prezzo, così uno si può fare un'idea di massima. Questo forse è l'unico difetto che posso riscontrare in Lex Arcana, un difetto vero e proprio, una cosa per la quale dire ai realizzatori del gioco: ma perché non l'avete fatto? Per il resto Lex Arcana, la mia opinione è che Lex Arcana sia un gioco eccellente, un gioco soprattutto di narrativa più che di combattimento, un gioco di indagine e questo direi che conclude il video. Prima di salutarvi, vi invito a esprimere i vostri commenti, a dare consigli, perché no, critiche costruttive qui sotto. Commentate, non fatevi remore, contattatemi, fate quello che volete, fatevi sentire. La prossima volta che ci sentiremo, io parlerò della nuova edizione del Fantasy Flight della Leggenda dei Cinque Anelli, fermo restando che se dovessi ricevere delle richieste: ah, Max, perché non recensisci, non mi dai la tua opinione su questo gioco di ruolo o su quest'altro, sta per uscire questo, fatevi sentire, e io darò magari precedenza, magari farò la recensione sulla Leggenda dei Cinque Anelli in un secondo momento e darò spazio a voi, o magari subito dopo farò la recensione di quello che mi avete chiesto. Questo è tutto, ci vediamo la prossima volta. A presto, ciao!